Grazie Sindaco Campione, oggi l'inaugurazione del bike sharing annunciato da tempo e finalmente è partito un servizio utile e meritorio per la città di Lecco. Sì, una bella soddisfazione, sono mesi di lavoro che trovano finalmente il compimento, quindi l'amministrazione offre ai cittadini un nuovo mezzo per muoversi in città, quindi effettivamente a tutti gli effetti un mezzo di trasporto locale, sostitutivo dell'auto privata e affianca il trasporto pubblico locale con l'autobus. Le postazioni in città di Lecco ce le può riepilogare? Sì, abbiamo 5 stazioni, una questa che abbiamo inaugurato di fronte al Palazzo delle Paure in piazza 20 Settembre, una di fronte alla stazione, piazza Diaz, una presso il centro commerciale Meridiane, un'altra al Vione e un'altra presso l'area della Piccola. Il prelievo e il deposito è semplice, tramite una tessera che si può riferire? I cittadini potranno abbonarsi e la convenienza è solo 20 euro per un anno presso gli uffici di Linea Lecco, al Vione o presso i nuovi uffici di Via Valico, presso gli uffici d'ambiente del comune. Dopodiché con la tessera potranno sbloccare, prelevare e riportare le biciclette e ricordo che i primi 60 minuti sono totalmente gratuiti. Il ricarico della tessera arriverà? Il ricarico è necessario solo se l'utente la utilizza per più ore, quindi ha necessità poi di avere, diciamo, del credito da usare a scalare, però il mezzo non nasce come un noleggio biciclette ma effettivamente come una condivisione, quindi il mezzo viene prelevato, utilizzato per qualche minuto e riportato in una delle altre stazioni per spostarsi da un punto all'altro della città anche più volte al giorno. Quindi Blue Bike per una Lecco più blu. Assolutamente, speriamo di sì.